Nell'episodio precedente faremo una sfida. Ciao ragazzi. Argomento del giorno: mobilità elettrica. Abbiamo organizzato una gara. Daniele si sposterà con la sua bici elettrica nuova appena comprata. Io utilizzerò il più classico dei mezzi di trasporto, ovvero l'automobile. E poi c'è lui, che purtroppo gli toccano i mezzi pubblici. Eccoci qua. Sono prevedibile, sono arrivato prima di... Ragazzi, dovete sapere che io sono un tipo molto competitivo e non posso credere di aver perso la sfida contro la bici elettrica. Voglio la rivincita. Daniele, ti sfido di nuovo. Porta la bici elettrica, ma stavolta sappi che perderai. Questa volta però, ragazzi, è arrivato il momento di sfoderare l'artiglieria pesante. Ma io che faccio? Ciao ragazzi, io sono Davide. Io sono Vincenzo e oggi faremo un'altra sfida. E per questa sfida Daniele sarà di nuovo con noi. Ciao ragazzi. Daniele, le regole sono le stesse dell'altra volta, però ora mi sposterò col motorino. Vabbè, però decido il traguardo. Dove vuoi? A Santa Lucia, subito dopo Piazza Plebiscito, sul lungomare. Mi vuoi far fare il giro mentre passi per l'area pedonale, praticamente? Esatto. Daniele, esatto. Non basterà battere il motorino. Ragazzi, lo vedremo. Raga, ma io che devo fare? Cioè, prova un paio di pattini. I pattini, che devo fare con questi pattini? Cioè, io in realtà ce l'avrei un metodo molto più veloce dei vostri, tra l'altro. È impossibile. No, ce l'ho. Ti giuro, vedrete. Ci siete? 3, 2, 1, via! Ciao raga! Sono rimasto di nuovo da solo. Stavolta gli darò addirittura un po' di vantaggio. Ok ragazzi, ci dirigiamo verso Santa Lucia. Daniele farà una strada più breve, ma noi siamo decisamente più veloci di lui. Già siamo in vantaggio. Questa volta la vinciamo noi la sfida, ragazzi. Ecco, adesso ci separiamo. Lui prenderà una strada molto più lunga, però va anche più veloce lui col motorino. Invece devo sperare nella zona pedonale che non ci sia gente. Passo per via Toledo nella zona pedonale e taglio, diciamo. Guardate che traffico qua a Napoli. Ragazzi, il vecchietto con la P di principiante dietro alla macchina è fantastico. La prima sfida, quella contro l'auto, era più facile perché, come vedete, le auto si superano molto facilmente, le auto nel traffico. E quindi, ma ora che ha lo scooter può sorpassare anche lui tutte le auto che vuole. Raga, da prendere proprio un bel caffè. Traffico e casino anche per il motorino. Il problema del motorino è che, volente o nolente, sei comunque soggetto al traffico. Perché si vola. No, mi ha sentito una signora, si è girata, mi ha sentito sicuramente. Voglio pedalare, fammi pedalare. Ragazzi, siamo quasi sulla riviera. Scendendo per la riviera dobbiamo fare un semaforo, però passato quello dovremmo tagliare tantissimo e arrivare più velocemente a Santa Lucia. 130! Si vola! Voglio pedalare! Fammi pedalare! Voglio pedalare!
E vabbè. Ragazzi, semaforo verde, ragazzi, c'è, bellissimo. Non becco mai semafori verdi, stavolta mi è andata bene. Ok, c'è traffico, ma io direi di farci proprio la galleria. Come vedete, a Via Toledo c'è la pista ciclabile, però c'è, sta su un marciapiede. E quindi le persone ci stanno sopra, insomma. Qui siamo proprio a Piazza del Plebiscito. Eccola qua. Dove tra l'altro Davide e Vincenzo già hanno fatto un video qui a Piazza del Plebiscito. Hanno fatto la sfida bendata. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Ragazzi, sono arrivato per primo. Hai visto? Cosa hai detto? All'inizio ho detto che avevo trovato un metodo. Io non vi ho visto, sono arrivato prima, ho detto vai, sono arrivato prima e poi stavi tu già qua, come hai fatto? Ma Davide non è arrivato. Quindi ho vinto io contro Davide. Sì, grande. Chissà dove sta Davide, no? Vai, ha la bici imbattibile. No, guarda che forte abbiamo. Vabbè, ma infatti, cioè a me non mi dovete contare questa sfida. No. Poi ci devi dire come hai fatto perché è impossibile. Ragazzi, ci siamo quasi! Siamo quasi arrivati, ragazzi! Dopo la curva! Questa sfida l'abbiamo vinta, non è possibile che l'hanno fatto prima! Ma dai! Non c'è verso di sconfiggere la sua bici elettrica! Questo è già stato qua! Non ho capito, già stava qua. Tu già stai qua. Scusa, Vince, come hai fatto a stare già qua? Ma te l'ho detto che avevo trovato un metodo. Ma hai trovato un metodo, Vince? Vabbè, non mi crederete. Come non ti crederemmo? Scusa, come sei arrivato? Detto, come fai a battere una bici elettrica a un motorino? Ti dico anche che sono arrivato tipo un po' di tempo fa. Cioè ho perso pure tempo durante il tragitto. Ok ragazzi, traiamo le conclusioni di questa nostra sfida di oggi. Aspettate raga, però a me non mi considerate in questa sfida. Non avreste avuto modo di battermi in realtà. Cioè, ma come hai fatto a venire qua? Ce lo vuoi dire? No, non ve lo dirò. Anzi, vado a prendere un altro caffè. Come ha fatto? Non lo so. Va bene, allora. Non c'è stato verso, neanche col motorino, di battere la bici elettrica. E semplicemente per il fatto che comunque Daniele ha potuto tagliare tantissimo e fare una strada molto più breve della mia, anche se io sono stato molto più veloce di lui effettivamente come velocità in chilometri orari. Ma però ho detto che abbiamo quasi pareggiato, perché Daniele è arrivato tipo 2 minuti prima di me, quindi alla fine siamo stati quasi in pareggio. Un'altra cosa che ho potuto notare è che nel traffico la bici elettrica è più agile ancora del motorino. Infatti a un certo punto Daniele mi ha raggiunto, io poi l'ho risorpassato, sì, però nel traffico forte era più veloce lui addirittura di me. Vabbè, più sottile la bici, passa in mezzo alle macchine. Sì, è più agile addirittura del motorino. In ogni caso abbiamo percorso 12 km e abbiamo speso, io nel mio caso, 1,50 euro. Io come al solito, gratis. Niente, appunto. Qua a Napoli almeno l'assicurazione per un motorino costa più del motorino stesso, cioè non so se mi sono spiegato, quindi alla fine conviene molto di più in ogni caso spostarsi sempre con una e-bike. E poi comunque ho vinto io, diciamo. Di nuovo ho vinto io. Troverò il modo di sconfiggerti. Solo Vincenzo finora mi ha battuto. Mi dovrà dire. Non si sa come, ancora non si sa come. Vincenzo mi dovrà dire prima o poi come ha fatto a batterci, no? Sì. E quindi poi avrò la mia vendetta prima o poi, ragazzi. Beh, ciao ragazzi, sono un piacere di pazzi. Ciao, grazie, ciao a te. Ti hai battuto ciao. Di nuovo, dai. Dai, ci vediamo più un bacetto. Vabbè, ci vediamo allora. Dai, ciao. Ciao ragazzi. Iscrivetevi al suo canale YouTube. Ciao ragazzi. Link in descrizione. Va, link in descrizione del suo canale. Ciao ragazzi. Oh Davide, a proposito, mi puoi dare un passaggio a ritorno?
scusa, tu come sei venuto qua? Non te lo posso dire. Sì, ma nel modo in cui sei arrivato non puoi tornare a casa. Ora no, non posso. Cioè, sono curioso, come hai fatto a venire? T'hanno accompagnato? Cioè, come hai fatto a venire? Sì, lo voglio sapere. Lo dirò nel prossimo video, quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like, seguiteci su Instagram e soprattutto scrivete nei commenti secondo voi come ho fatto ad arrivare per primo qui. Ragazzi, appuntamento a venerdì prossimo, vi avevamo promesso tante sorprese, dalla prossima settimana ci sarà veramente il mondo sul nostro canale. E si riparte!